credo che il farlo alla presenza del Presidente Boniperti, che è stata la persona che ha siglato il suo primo contratto, e con me, che ho firmato il suo ultimo contratto, sia stato un riconoscimento assolutamente dovuto a un grandissimo uomo e un grandissimo capitano. No, credo che questo qua era negli accordi, l'aveva detto Alessandro per primo, e oggi, ripeto, quello che è stato da parte nostra è stato un giusto tributo a quello che l'uomo e il capitano hanno rappresentato nella storia della Juventus. L'auspicio mio è quello di avere il capitale sociale che è rappresentato nella sala di oggi, potesse esserci oggi, domani e in futuro, quindi il medesimo, lo ho già dichiarato nell'intervento introduttivo. Questo è quello che noi auspichiamo, quindi questo, quello che noi oggi abbiamo si rimanga il nostro capitale sociale in futuro. Quello che era il ragionamento è sempre lo stesso, è stato Alessandro a dichiarare questo è l'ultimo contratto che sigla con la Juventus, quello che noi oggi abbiamo riconosciuto è stato un giusto tributo all'uomo e al capitano per la sua carriera ed era giusto farlo nella sede dell'Assemblea degli Azionisti. Noi siamo fiduciosi dei nostri argomenti. In questo momento, e per i discorsi che hai appena affrontato, la FIGC è controparte. Quindi è difficile che per l'argomento in discussione la tutela venga dalla controparte. In linea di massima, noi ci rimettiamo sempre ai massimi organi sportivi e per quanto riguarda lo sviluppo del calcio italiano, questo non può che passare dalla Lega Calcio in primis e dopodiché dalla Federazione. Noi sappiamo che il capitale, l'aumento del capitale è a servizio del piano quinquennale. Gli obiettivi che siamo posti sono tornare a competere ad alto livello sia in Italia che in Europa ed è sufficiente per l'autofinanziamento.